Noi in serbatoio, visto abbiamo acciaio, ovviamente per la vinificazione, per la conservazione dei certi vini, legno e abbiamo tantissimo cemento. Noi lavoriamo proprio tanto con il cemento, abbiamo più di 80 serbatoi in cemento, di tutte le misure, dimensioni, e lo usiamo su tutti i nostri vini, perché pensiamo che sia per la conservazione e la maturazione del vino il modo migliore per farlo proprio maturare. Noi abbiamo provato due o tre tipi. È quello che mi dà il minor, sinceramente, impatto gustativo di legno sul vino, cioè il vino poi non sa di legno e diventa rotondo. Poi ci è piaciuto di più. Invece le botti di queste grosse, botti italiane, gamba, sono le botti migliori. Abbiamo ancora qualcosa di barrique, ma sono proprio come contenitore, un genere che scegliamo. Quando ho iniziato, qui dove ho iniziato il mio mondo, ma poi ho portato avanti due parti. Qui è proprio l'inizio di tutto. Qui con le botti di cemento che fanno parte della struttura, cioè non c'è una soluzione di continuità con le fondamenta, tutto sopra c'era la casa dove viveva mio nonno. Là ci sono le bottiglie che mio padre ha messo via quando sono nato io, 52 anni fa, e sono state chiuse nel muro, nell'inferno, fino a 12 anni fa. Qui lo mettono il remuage del nostro metodo classico, che è solo pino nero, 100% pino nero, minimo 70 mesi sui lieviti. Oggi abbiamo iniziato in questo periodo a commercializzare il 2013, quindi già una spumante di 7-8 anni, niente liquore di spedizione, niente barrique, niente legno, niente di niente, solo unicamente pino nero e tanti mesi sui lieviti. Di riserve, tutte le annate storiche del buttafuoco storico che abbiamo prodotto dal 96 fino alle attuali in commercio. E negli anni 70, negli anni 80, quando l'università agraria, forse già di Piacenza, nella ricerca dei vitigni capostipiti dell'Ughetta di Canneto, ha trovato ancora due ceppi, uno in un vigneto di Lino Maga, al Barbacallo, un nostro vigneto che derivavano proprio dalla Ughetta originale. Noi oggi ne abbiamo circa 7 ettari, lo usiamo in quasi tutti i nostri vini rossi, il 3, il 5, l'8%, il 10% secondo, perché ti dà dei profumi completamente diversi. Le botti di legno, fino ai 5 ettolitri, i francesi purtroppo sono più bravi, ma oltre certe dimensioni gli italiani sono i re nella lavorazione del legno. Lavorare queste doghe, questi legni, non è facile. Questa è la selezione unica FQ, Francesco Guacquarini. È il vino di mio padre, che ha sempre fatto lui per i suoi amici e si faceva per lui. Poi 3-4 anni fa ha deciso di imbottigliarlo, di venderlo, ha scelto lui l'etichetta, l'ha fatta fisicamente lui l'etichetta. È un vino d'annata, giovane e fresco. Lui non piace il vino in legno, mio padre ha 88 anni, però è giovane di spirito. Lui dice che i vini passati in legno, vecchi, così proprio non gli piacciono. Non gli piacciono le bollicine o questa tipologia di vino. Ciao, sono Umberto Guacquarini, vi aspetto qui a Monte Nevroso, a Canneto Pavese, a assaggiare i nostri vini, tutti di nostra produzione, di agricoltura biologica, tipici delle nostre colline. Evviva!